Bene, buonasera a tutti, benvenuti. Oggi concluderemo il primo modulo, quello sulle tecnologie didattiche, e continueremo ponendo il nostro focus stavolta su ciò che è l'integrazione nella prassi didattica della LIM, sia dal punto di vista nazionale che dal punto di vista internazionale. È chiaro che ogni mezzo tecnico, per quanto potente possa essere, per poter essere realmente utile, deve trovare una propria collocazione in un contesto di scelte didattiche pertinenti. La collocazione delle nuove tecnologie in un contesto di apprendimento cooperativo, che è come quello appunto della LIM, della Lavagna Interattiva Multimediale, nasce esattamente da queste convinzioni. L'utilizzo delle lavagne interattive, molto, molto intenso sicuramente, già in passato in altri paesi europei come negli USA, in Canada, in Italia diciamo che si è avviato relativamente da poco tempo. Sicuramente l'introduzione nelle classi italiane di lavagne interattive, di connessioni a banda larga, di supporti multimediali, sta a poco modificando la didattica ed il modo di studiare. L'apprendimento è diventato e diventa sempre più interattivo grazie a nuove tecnologie sempre più avanzate. In realtà oggi le parole chiave della scuola sono digitalizzazione, interattività, multimedialità. Si iniziano quindi a mettere da parte le lavagne tradizionali ed i gessetti per fare posto a nuove strumentazioni che facilitano la didattica rendendola più dinamica e coinvolgente. E le nuove tecnologie stanno modificando sicuramente la didattica in classe, il modo di insegnare dei docenti, così come il lavoro a casa degli alunni. Le cosiddette tecnoclassi sono ormai un fenomeno mondiale. I paesi anglosassoni e latini si stanno adoperando per implementare nelle aule le nuove tecnologie. In molti casi il successo delle iniziative è frutto di progetti isolati, però molto più spesso è presente una vera e propria regia nazionale che garantisce la pianificazione dell'innovazione didattica. Nel Regno Unito, per esempio, l'introduzione della lavagna deriva da una serie di provvedimenti avviati alla fine degli anni 90 e all'inizio del 2000 e che sono stati finalizzati proprio all'introduzione delle nuove tecnologie nelle varie scuole. Il mercato statunitense e quello britannico stanno in questo momento assistendo anche all'inserimento in via del tutto sperimentale dello smart table, cioè del banco interattivo nelle scuole, soprattutto nelle scuole primarie. Più avanti vedremo meglio di cosa si tratta. In Spagna poi è stato implementato il programma Escuela 2.0 a partire dal settembre 2009. Anche in Francia ci si è attivati in senso e negli anni 90 le prime lavagne digitali hanno fatto la loro apparizione all'interno delle classi. Questo perché gli insegnanti hanno realmente percepito le grandi possibilità di applicazione di questo strumento e i docenti a poco ne sono divenuti dei convinti utilizzatori per diverse ragioni. Sicuramente hanno constatato il potere della lavagna di motivare gli alunni. E poi hanno potuto avere accesso al sistema in ciascuna classe delle prime, sviluppando rapidamente le nuove competenze acquisite durante i corsi di formazione ad essi dedicati. In Italia, invece, sicuramente diciamo, l'avvio dei progetti è un po' più recente, però già da un bel po' di anni si comincia ad avanzare, diciamo, a diffondere sul territorio un vero e proprio piano di diffusione di questo strumento. Tutte le iniziative convergono nell'identificare quelli che sono le finalità e obiettivi, che sono molto simili tra di loro. Quindi, al centro di tutti i progetti c'è sicuramente la trasformazione dell'ambiente di apprendimento, la personalizzazione delle strategie didattiche, il miglioramento degli apprendimenti disciplinari e delle competenze trasversali. Per raggiungere questi obiettivi, acquistare ed installare la tecnologia nelle classi senza affrontare però un percorso riflessivo e critico non si rivela assolutamente sufficiente per determinare un cambiamento positivo nella prassi educativa. Quindi, per questo motivo, proprio molti paesi hanno accompagnato
questi grossi investimenti che hanno fatto con delle azioni destinate a sostenere poi i docenti nel processo di integrazione della tecnologia nella didattica. Questo training tecnico operativo è spesso considerato un passaggio davvero obbligato per iniziare il processo di familiarizzazione ed in molte realtà, come gli Stati Uniti, il Canada, la Gran Bretagna, questo primo contatto tra gli insegnanti e la LIM è affidato addirittura dai soggetti privati, come le aziende che sono produttrici delle lavagne stesse. Questa è una cosa che è stata gradita moltissimo da tutti i docenti, che già nella fase addestrativa vedono, diciamo, un modello di formazione e di accompagnamento all'adozione della LIM. E soprattutto hanno richiesto e hanno visto crescere delle vere e proprie comunità di pratica, di tutoraggio tra pari, in maniera tale che si possano favorire tutte quelle azioni di disseminazione delle competenze tecnico-pratiche fra gli insegnanti di uno stesso istituto, oppure anche fra istituti, diciamo, fra reti di scuole. La condivisione tra pari è sicuramente un supporto che continua nel tempo e sono dei bisogni espressi sempre da tutti gli insegnanti nei diversi paesi europei. Lo scenario, diciamo, in linea di massima abbiamo visto che è simile un po' dappertutto. Quindi abbiamo sempre avuto una prima fase diciamo, di alfabetizzazione sullo strumento, seguita poi da un momento di accompagnamento, ma soprattutto di riflessione metodologica sui contenuti e sulla prassi didattica. Le figure esperte che sono coinvolte nella formazione metodologica influenzano sicuramente l'esito dell'iniziativa e Finito, di vedi? tutte le iniziative che sono, che sono diffuse sul territorio. Per esempio, in Gran Bretagna, dove le LIM sono presenti in oltre il 60% delle classi, la tecnologia è stata, introdotta per supportare delle strategie di personalizzazione e provocare un ripensamento metodologico su ciò che si faceva all'interno delle classi. E poiché la Gran Bretagna è stata sicuramente pioniera in questo senso, nell'introduzione della LIM, pochi consulenti didattici avevano allora maturato una sufficiente esperienza nell'uso della tecnologia in classe e spesso il loro intervento è risultato astratto, molto distante dalle necessità concrete degli insegnanti, i problemi tecnici di progettazione didattica oppure di reperimento e utilizzo di risorse digitali, è stata invece considerata e continua ad essere considerata a gran voce più efficace di un processo, più efficace in assoluto in un processo graduale di adozione della tecnologia. In realtà l'insegnante chiede una sorta di addestramento tecnico sicuramente nel primo momento, però dopo vuole più che altro, diciamo, degli spunti di riflessione per quanto riguarda la metodologia didattica, il come applicare, non necessariamente quindi perché in fondo il momento di alfabetizzazione si esaurisce e si può esaurire in poco tempo, sicuramente comunque utilizzando per un po', la lavagna si acquisisce una certa abilità. Però quello che serve è realmente che vengano fuori, che si costruiscano delle vere e proprie comunità di pratica. I monitoraggi e tutte le valutazioni che sono state fatte in questi anni di sperimentazione hanno evidenziato di fatti che la gradualità di un approccio alla LIM favorisce un uso trasformativo e innovativo sul piano pedagogico. Bisogna però anche evidenziare che, a dispetto delle percezioni positive degli insegnanti, che sono sicuramente entusiasti della tecnologia, si registrano effettivi positivi cambiamenti sul rendimento degli alunni e degli studenti solamente in presenza di docenti esperti e che possibilmente abbiano maturato almeno 2 anni di esperienza con la LIM in classe. Quindi è chiaro che l'esperienza del docente nel proporre le proprie, diciamo, unità didattiche attraverso questo strumento è importante perché ne possa fare un uso realmente consapevole. Quindi ciò che si chiede soprattutto è quindi addestramento iniziale,
comunità di pratica per poter diffondere, diciamo, dubbi, riflessioni e poi una sorta di scambio di esperienza che consenta, diciamo, di poter creare realmente una grande banca dati che possa essere implementata con il contributo di tutti quanti. Grazie a tutti.